Io Robot di Isaac Asimov. Capitolo 4. La caccia alla lepre. La vacanza era durata ben più di 2 settimane. Mike Donovan doveva ammetterlo. Era durata 6 mesi e pagati. Ammetteva anche quello. Però, spiegava a furibondo, quella era solo una coincidenza. La US Robots doveva finire il debug del robot multiplo e di bug ce n'erano una caterva, senza contare che ne lasciavano sempre 5 o 6 per i test sul campo. E quindi se n'erano stati tranquilli e rilassati fino a quando i ragazzi con righello e genietti col calcolatore non avevano detto che era tutto ok. Ora che però si trovavano sull'asteroide, era tutto fuorché ok. Donovan lo aveva ripetuto almeno 10 volte, col volto rosso come una barbabietola. Ma dai, Greg, un po' di realismo. A che cosa serve seguire le specifiche tecniche alla lettera se il test va in vacca? Smettila di perdere tempo con i regolamenti e mettiamoci al lavoro. Sto solo dicendo, replicò paziente Gregory Powell, con l'aria di chi spiega l'elettronica a un bambino scemo, che secondo le specifiche i robot sono progettati per operare nelle miniere asteroidali senza supervisione. Non dovremmo monitorarli. Come vuoi. Guarda, provo con la logica. Sollevò una per una le sue dita pelose. 1. Il nuovo robot ha superato tutti i test di laboratorio. 2. La United States Robots ha garantito che avrebbero superato i test operativi su un asteroide. 3. I robot non li stanno superando. 4. Se non li superano, la US Robot ci perde una decina di milioni cash e più o meno 100 milioni in danni d'immagine. 5. Se non li superano e non siamo in grado di spiegare il perché, è probabile che entrambi dovremo dire ciao ciao a un ottimo posto di lavoro. Powell inspirò a fondo, con un sorriso visibilmente forzato. Il motto non scritto della US Robots and Mechanical Man Corp era ben noto. I nostri dipendenti non ripetono mai lo stesso errore 2 volte, vengono licenziati alla prima. Disse allora ad alta voce: Sei più logico di Euclide, se non fosse per i dati di fatto. Hai monitorato i robot per 3 turni, Pedro Rosso, e hanno operato alla perfezione, l'hai detto tu stesso. Che altro possiamo fare? Capire che cos'hanno che non va, ecco cosa possiamo fare. Ok, hanno lavorato alla perfezione fin tanto che li monitoravo. Ma per 3 altre volte, quando non li stavo guardando, non hanno estratto un bel nulla. Non sono neanche tornati in orario. Sono dovuto andare a cercarli. E c'era qualche guasto o malfunzionamento? Niente, niente, tutto perfetto. Liscio e perfetto come l'etere luminifero. Se non fosse per un dettagliuccio insignificante. Cioè che non hanno estratto nulla. Powell scoccò un'occhiata rabbiosa al soffitto e si lisciò i baffi. Sai una cosa, Mike. I lavori ingrati ce ne sono toccati parecchi, ma questo vince l'asteroide di Iridio. Tutta questa storia è un casino incredibile. Quel robot DV5 ha 6 robot sotto il suo comando. Neanche sotto, è come se fossero altrettante parti di lui. Lo so bene. Zitto! Perciò Powell. Lo so che lo sai, ma sto solo cercando di chiarirmi le idee. I 6 ausiliari fanno parte di DV5, come le tue dita fanno parte di te. Non li comanda con ordini vocali o radiotrasmessi, ma direttamente attraverso i campi positronici. Allora in tutta la US Robots non c'è un solo roboticista che sappia cosa cazzo è un campo positronico o come funziona. Non lo so neanche io. Non lo sai neanche tu. Questo, assentì Donovan in tono filosofico, lo so sin troppo bene. Quindi considera la nostra posizione. Se funziona tutto bene, se qualcosa non va, non sappiamo che pesci pigliare e con ogni probabilità non possiamo farci niente, né noi né nessun altro. Ma qui ci hanno mandato noi, quindi è un problema nostro. Rimase in silenzio per un attimo, poi... Ok, l'hai già fatto uscire? Sì. Per ora tutto in regola. Beh, non ha avuto folgorazioni religiose e non sta correndo in tondo canticchiando Gilbert e Sullivan, quindi direi di sì. Tutto in regola. Donovan uscì, scuotendo il capo con foga. Powell prese il manuale di robotica che rischiava di far crollare un lato della sua scrivania e lo aprì con reverenza.
Una volta, da giovane, era saltato giù dalla finestra di un palazzo in fiamme con addosso solo un paio di mutande e il manuale fra le braccia. Spalle al muro, avrebbe rinunciato alle mutande. Aveva il manuale aperto di fronte a sé quando il modello DV5 entrò nella stanza, seguito da Donovan, che richiuse la porta con una pedata. «Ciao, Dave», disse Powell, cupo. «Come ti senti?» «Bene», rispose il robot. «Vi spiace se mi siedo?» Trasse a sé la sedia appositamente rinforzata e vi si ripiegò con delicatezza. Powell osservò con approvazione Dave. La gente normale chiamava i robot col numero di serie, ma i roboticisti no. Mai. Non aveva nulla di sproporzionato, nonostante fosse stato progettato come unità pensante per una squadra integrata di 7 robot. Era alto poco più di 2 metri, per mezza tonnellata di acciaio ed elettricità. Tanto? Non quando in mezza tonnellata dovevano starci abbastanza condensatori, circuiti, valvole termoioniche e relè per gestire virtualmente qualsiasi reazione psicologica nota dall'essere umano. E a capo di tutto un cervello positronico, 4,5 kg di materia e qualche quintilione di positroni. Powell si fugò al taschino in cerca di una sigaretta. «Dave», disse, «sei un bravo ragazzo, un tipo responsabile, senza smanie di protagonismo. Come robot minerario sei molto affidabile, non hai grilli per la testa, se non fosse che quella testa è in grado di coordinare direttamente 6 ausiliari. A quanto ne so, questo non ha introdotto alcun tracciato instabile nella tua mappa cerebrale». Il robot annuì. «Grazie, capo, sono lusingato. Ma dove stai andando a parare?» Gli avevano montato un diaframma di nuova generazione e la capacità armonica dei vocalizzi sopperiva quasi del tutto alla piattezza metallica delle normali voci robotiche. «Ora ci arrivo. Con tutti questi assi nella manica, cos'è che ti impedisce di fare il tuo lavoro? Per dire, il turno B di oggi?» Dave esitò. «Che io sappia, niente». «Ma non hai estratto nulla, Dave». «Lo so». «E allora...» Dave era in difficoltà. «Non so spiegarlo, capo. Mi sta facendo impazzire, o almeno mi farebbe impazzire se me lo permettessi. I miei ausiliari hanno lavorato benissimo, lo so per certo». Il bagliore dei suoi occhi fotoelettrici si intensificò. Stava riflettendo, poi... «Non ricordo. A fine giornata c'era Mike e c'erano i carrelli di raccolta del minerale greggio ed erano praticamente vuoti». Donovan lo interruppe. «In quei giorni non hai fatto rapporto a fine turno, Dave. Ne sei consapevole?» «Sì, ma per quanto riguarda il perché...» Scosse la testa con lentezza e fatica. Powell aveva la sensazione quasi nauseante che se il volto dei robot fosse stato capace di cambiare espressione, si sarebbe mostrato mortificato. Un robot, per natura, non può accettare di non portare a termine il proprio compito. Donovan avvicinò la sedia alla scrivania di Powell e si protese verso di lui. «Cosa ne pensi? Amnesia?» «Non lo so. Ma non ha senso cercare un termine medico. Le malattie umane si applicano ai robot solo come analogie romantiche. Agli ingegneri non servono a nulla». Si grattò il collo. «Non sai quanto mi pesa costringerlo al test delle relazioni cerebrali di base. Di certo non gioverà alla poca autostima che gli rimane». Osservò pensoso Dave, poi lo schema del test riportato nel manuale. Disse... «Ehi, Dave, che ne dici di fare un test? Probabilmente è la cosa migliore». Il robot si alzò in piedi. «Se lo dici tu, capo». La sua voce era davvero affranta. All'inizio andò tutto liscio. Il modello DV5 eseguì alcune moltiplicazioni a 5 cifre al ritmo spietato di un cronometro. Elencò i numeri primi fra 1000 e 10.000, calcolò alcune radici cubiche e funzioni integrali via via più complesse, eseguì le reazioni meccaniche in ordine crescente di difficoltà e infine applicò il suo raffinato cervello positronico alle funzioni più elevate del mondo robotico, ovvero risolvere problemi di etica decisionale. Al termine delle due cose, Powell era madido di sudore e Donovan si era concesso una dieta ipocalorica a base di unghie. Il robot disse... «Com'è andata, capo?»
Devo pensarci, Dave, rispose Powell. Un giudizio su due piedi non servirà a granché. Facciamo così. Tu torna al turno C. Prenditela comoda. Non stressarti troppo per raggiungere le quote per un po'. Vedrai che sistemiamo tutto. Il robot uscì. Donovan si rivolse a Powell. Beh? Powell sembrava deciso a sradicarsi i baffi. Nelle correnti positroniche del suo cervello non c'è nulla che non vada. Ne sei proprio sicuro? Oh, ma in nome di Giove, Mike! Il cervello è la parte più sicura dei robot. Giù sulla Terra controllano tutto 5 volte. Se passa il test alla perfezione come ha fatto Dave, un guasto al cervello è escluso. Il test tocca tutti i tracciati positronici principali. E quindi? Che facciamo? Non mettermi fretta. Lasciami riflettere. C'è ancora la possibilità di un malfunzionamento meccanico nel corpo. Il che ci lascia circa 1500 condensatori, 20.000 circuiti elettrici distinti, 500 valvole termoioniche, 1 migliaio di relè e 1000.000 altre componenti da verificare. Senza contare i misteriosi campi positronici che nessuno ha capito cosa sono. Ascolta, Greg, nell'insistenza di Donovan c'era una punta di disperazione. Ho un'idea. Forse il robot sta mentendo. Non ha mai... Non dire cazzate. I robot non possono mentire consapevolmente. Se solo avessimo un tester McCormack Wesley, potremmo verificare ogni singola componente in 1 o 2 giorni al massimo. Ma ne esistono solo 2, si trovano entrambi sulla Terra e pesano 10 tonnellate. E hanno fondamenta in cemento, quindi... Grandioso, eh? Donovan picchiò un pugno sul tavolo. Greg! Ricorda che il malfunzionamento accade solo quando non tentiamo... Greg! Ricorda che il malfunzionamento accade solo quando non lo teniamo d'occhio. In questo c'è qualcosa di inquietante! Sottolineò la frase percuotendo ritmicamente la scrivania. Oh, non ti sopporto più, disse piano Powell. Hai letto troppi romanzi d'avventura. Solo una cosa voglio sapere, sbottò Donovan. E cioè, che cosa conti di fare? Ora te lo dico. Ho intenzione di installare un visore sulla mia scrivania. Proprio su quella parete lì, guarda. Puntò bruscamente un dito in quella direzione. E poi lo sintonizzerò sulla zona della miniera in cui è in corso l'estrazione e mi metterò a guardare. Ecco cosa farò. Tutto qui, Greg. Powell si alzò e posò sulla scrivania i pugni serrati. Non è facile neanche per me. Aveva la voce esausta. È una settimana che mi tormenti con questa storia di Dave. Dice che non funziona. Sai come mai non funziona? No. Sai come si manifesta di preciso il malfunzionamento? No. Sai cosa lo fa scattare? No. Sai cosa lo fa riprendere a funzionare normalmente? No. Sai qualcosa? No. E io? Neanch'io. E allora che cazzo vuoi che faccia? Donovan allargò le braccia in un gesto vago e teatrale. Ok, hai vinto tu. Allora te lo ripeto. Prima di metterci a cercare una cura, dobbiamo capire qual è di preciso la malattia. Se vogliamo fare uno stufato di lepre, dobbiamo prima acchiappare la lepre. Allora mettiamoci a caccia di lepri. E adesso esci di qui. Donovan fissava con occhi stanchi la bozza preliminare del rapporto. Primo era esausto e secondo, cosa aveva da rapportare, visto che era ancora tutto in sospeso? Era irritato. Greg, disse, siamo quasi 1000 tonnellate sotto quota. Ti prego, rispose Powell senza alzare lo sguardo. Per una volta dimmi qualcosa che non so. Quello che vorrei sapere io, invece, proseguì Donovan con uno scatto improvviso di frustrazione, è perché ci rifiutano sempre i modelli nuovi. Sai, in fondo sono convinto che se un robot andava bene per mio zio materno, può andar bene anche per me. Preferisco le cose affidabili, tradizionali. L'unica cosa che conta è la prova del tempo. Un buon robot vecchio stile, solido, inaffondabile. Powell lanciò un libro con mira perfetta e Donovan cadde dalla sedia. Sono 5 anni, disse placido Powell, che il tuo lavoro consiste nel testare sul campo i nuovi modelli della United States Robots. Dato che siamo tanto scriteriati da mostrarci capaci, ci hanno ricompensato coi compiti più ingrati. Questo, trafisse l'aria con il dito puntato verso Donovan, è il tuo lavoro. Se non ricordo male, hai cominciato a lagnartene 5 minuti dopo aver firmato il contratto. Perché non ti licenzi? Ora te lo spiego.
Donovan, sdraiato a pancia in giù, si afferrò i capelli rossi fra le mani per aiutarsi ad alzare la testa. È una questione di principio, in un certo senso. Risolvere problemi è un modo di contribuire allo sviluppo dei nuovi robot, e quindi partecipo al progresso scientifico, se vuoi. E il principio è questo. Ma non farti strane idee. Non è per il principio che sono ancora qui. È per i soldi che ci danno. E... Greg! Allo strillo di Donovan, Powell sussultò. I suoi occhi seguirono quelli del compagno per poi posarsi sul visore, dove si dilatarono per il raccapriccio. «Grande, grandissimo Giove!» sussurrò. Donovan balzò in piedi, trafelato. «Guardali, Greg! Sono impazziti!» Powell disse. «Va a prendere due tute! Dobbiamo andare là fuori!» Osservò le movenze dei robot attraverso il visore, gli scatti agili dei loro riflessi bronzei contro il paesaggio cupo e roccioso dell'asteroide. Ora marciavano in formazione e le pareti frastagliate del tunnel minerario scorrevano silenziose al bagliore fioco delle loro luci corporee, punteggiate qua e là di chiazze sfumate d'ombra. Si muovevano all'unisono, tutti e sette, con Dave in testa. Eseguivano svolte dietro fronte con una sincronia quasi macabra. Passavano da una formazione all'altra con l'agilità liquida del corpo di ballo del Lunar Bowl. Donovan fu di ritorno con le tute. «Quella è una marcia militare, Greg! Ci hanno rifilato dei robot fascisti!» «Per quanto ne sappiamo», rispose freddamente l'altro, «potrebbero essere degli esercizi di riscaldamento. Forse Dave ha l'allucinazione di essere un insegnante di danza. Per favore, pensa prima di parlare. E dopo aver pensato, non parlare comunque». Donovan gli rivolse un'occhiataccia e infilò un detonatore nella fondina vuota con voluta enfasi. Poi commentò: «In ogni caso, eccoci qui. Certo, è il nostro lavoro occuparci dei modelli nuovi, ma ho una domanda per te, una sola. Perché deve sempre esserci qualcosa che va storto?» «Perché?» domandò cupo Powell. «Perché siamo maledetti, ecco perché». In lontananza, nell'oscurità ovattata dei corridoi che si perdevano al di là della bolla luminosa delle loro torce, sfarfallavano le spie rosse dei robot. «Eccoli là», sussurrò Donovan. Powell rispose con un mormorio teso. «Sto cercando di contattarlo via radio, ma non risponde. Probabilmente il circuito è fuori uso». «Fortuna che i progettisti non sono ancora riusciti a mettere insieme un robot capace di funzionare nell'oscurità totale. Non sarebbe uno scherzo dover rintracciare sette robot fuori di testa nel buio pesto senza contatti radio. E invece brillano come luminarie di Natale radioattive». «Cerca di arrampicarti su quella sporgenza lassù, Mike. Stanno venendo da questa parte e voglio osservarli da vicino. Ci riesci?» Donovan, sbuffando, saltò sulla roccia. La gravità era notevolmente inferiore alla norma terrestre, ma con l'ingombro della tuta il vantaggio si riduceva parecchio e la sporgenza richiedeva un salto di 3 metri abbondanti. Powell lo imitò. I robot stavano seguendo Dave in fila indiana. Con un ritmo meccanico si disposero in 2 ranghi, poi tornarono in fila, ma in ordine diverso. Ripeterono l'operazione varie volte. Dave non distolse lo sguardo neppure per un attimo. Era a 5 o 6 metri da loro quando la pantomima cessò. I robot ausiliari ruppero la formazione, esitarono per un istante e poi se ne andarono via, sferagliando a tutta velocità. Dave li seguì con gli occhi, poi si sedette lentamente. Si sorresse la testa con una mano, un gesto molto umano. Negli auricolari di Powell risuonò la sua voce. «Sei tu, capo?» Powell rivolse un cenno a Donovan e balzò giù dalla roccia. «Senti, Dave, ma cosa sta succedendo?» Il robot scosse il capo. «Non lo so. Mi stavo occupando di un filone complicato nel tunnel 17 e un attimo dopo ho avvertito un essere umano in prossimità e mi sono ritrovato 1 chilometro più giù sull'asse principale». «E gli ausiliari dove sono adesso?» indagò Donovan. «Sono tornati al lavoro, ovvio. Quanto tempo abbiamo perso?» «Non troppo, non darci peso», disse Powell. Poi aggiunse rivolto a Donovan: «Rimani con lui per il resto del turno. Poi torna in laboratorio. Ho un paio di idee».
Donovan ci mise 3 ore a tornare. Aveva l'aria stremata. «Com'è andata?» chiese Powell. Donovan scrollò le spalle. «Fila sempre tutto liscio quando li tieni d'occhio. Mi passi una sigaretta?» Se l'accese con una cura studiata ed esalò un cerchio perfetto di fumo. «Ci ho pensato un po', Greg», esordì. «Sai, Dave ha davvero una struttura mentale strana per un robot. Ne controlla altri 6 ed è un controllo ferreo. Ha potere di vita e di morte su di loro e questo deve avere un qualche impatto sulla sua mentalità. Che so, magari sente il proprio bisogno di sottolineare questo potere per appagare il proprio. Non so se mi spiego». «Vieni al dunque». «Eccolo il dunque. E se fosse un guerrafondaio? E se stesse radunando un esercito personale? E se li stesse addestrando in manovre militari? E se...» «E se andassi a farti una doccia fredda? Cos'è, fai anche gli incubi in olografia? Stai presupponendo che un cervello positronico presenti un'aberrazione molto profonda. Se la tua analisi fosse corretta, Dave dovrebbe infrangere la prima legge della robotica, quella che stabilisce che un robot non può arrecare danno a un essere umano o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca un danno. L'esito logico del militarismo e della prepotenza che ipotizzi può essere solo il dominio sugli esseri umani». «Ok, e come fai a sapere che non è così?» «Perché un robot con un cervello del genere, primo, non sarebbe mai stato prodotto e secondo, se anche fosse riuscito a lasciare la fabbrica, sarebbe stato individuato subito. Dave, l'ho testato io». Powell spinse indietro la poltroncina e poggiò i piedi sulla scrivania. «Niente, siamo sempre lì. Non caviamo un ragno dal buco perché non abbiamo idea di quale sia il problema. Per esempio, se solo potessimo capire cos'era quella specie di dance macabre che abbiamo visto, almeno saremmo sulla buona strada». Esitò. «Ascolta, Mike, e dimmi che ne pensi. I malfunzionamenti di Dave avvengono solo quando nessuno di noi due è presente. E se accadono, non appena arriviamo, si riprende». «Te l'ho detto, è inquietante». «Non interrompermi. Cosa cambia in un robot quando non è in presenza di esseri umani?» «La risposta è ovvia. Necessita di molta più iniziativa personale. In questo caso cerchiamo quali componenti sono sollecitati da tale necessità». «Oddio». Donovan accennò a sedersi composto e poi ci rinunciò. «No, no, non è abbastanza. Troppo generico, restano troppe possibilità». «Non possiamo farci niente. In ogni caso, almeno non corriamo il rischio di non raggiungere la quota. Li osserveremo a turno dal visore e non appena qualcosa va storto entriamo subito in scena rimettendoli in carreggiata». «Ciò non toglie che non rispetteranno le specifiche tecniche, Greg. La US Robots non potrà mettere in commercio i modelli DV con un rapporto del genere». «Ovvio. Dobbiamo localizzare l'errore e correggerlo e abbiamo 10 giorni per farlo. Il problema è... Anzi, guarda, da un'occhiata al progetto tu stesso». I progetti coprivano il pavimento come un tappeto e Donovan li percorse a gattoni seguendo la matita di Powell. Powell disse: «Questa è roba tua, Mike. Il corpo è la tua specialità e vorrei un tuo parere sul mio ragionamento. Ho cercato di escludere tutti i circuiti che non afferiscono al collettore dell'iniziativa personale. Questa, per esempio, è l'arteria toracica responsabile delle operazioni meccaniche. Ho escluso tutte le subroutine, le diversioni di emergenza, i...» «Cosa ne pensi?» Donovan aveva l'amaro in bocca. «Non è così semplice, Greg. L'iniziativa personale non è un circuito che puoi studiare separandolo dal resto. Non appena un robot rimane da solo, le sue attività corporee aumentano di intensità praticamente su tutti i fronti. Non c'è un singolo circuito che non ne rimanga coinvolto. Quello che dobbiamo fare è identificare la situazione. E deve essere una situazione estremamente specifica che fa scattare il malfunzionamento. Solo allora potremo escludere i circuiti irrilevanti». Powell si alzò e si diede una spolverata. «Va bene. Raccogli i progetti e bruciali pure». Donovan disse: «Capisci? Quando si intensifica l'attività può succedere di tutto, basta che ci sia una sola parte difettosa. Si crepa una guaina di isolamento, si sovraccarica un condensatore, salta un contatto, una resistenza si surriscalda. E se lavori alla cieca con un robot intero in cui pescare, non troverai mai il punto critico. Ci sarebbe da smontare Dave pezzo per pezzo e testare ogni singola parte di sé. Riassemblarlo ogni volta per ritestarlo e poi...» «Ok, ok, ci arrivo anch'io.
si guardarono in faccia, scoraggiati. Poi Powell azzardò. E se interrogassimo uno degli ausiliari? Nessuno dei due aveva ancora avuto occasione di parlare con un dito. Erano capaci di parlare. L'analogia con le dita umane non reggeva del tutto. In realtà avevano cervelli piuttosto sviluppati, ma erano finalizzati unicamente a ricevere ordini via campo positronico e non erano del tutto in grado di reagire in modo indipendente alle sollecitazioni. Powell non era neppure certo di come si chiamasse quello che aveva di fronte. Il numero di serie era DV52, ma non serviva a granché. Trovò un compromesso. «Senti, bello, voglio chiederti di pensare a un problema difficile. E poi ti lascio tornare dal capo». Il dito annuì con una certa rigidità, ma non applicò le sue limitate capacità mentali all'elaborazione di una risposta orale. «È capitato già 4 volte che il tuo capo deviasse dallo schema cerebrale. Te lo ricordi?» «Sì, signore». Donovan esalò un ringhio rabbioso. «Se lui se lo ricorda, te l'ho detto, c'è qualcosa di davvero inquietante». «Ma chiudi quella fogna. Ovvio che il dito se lo ricorda. Lui non ha nulla che non vada». Powell tornò a rivolgersi al robot. «Cosa stavate facendo in quell'occasione? Intendo come gruppo». Il dito dava la strana impressione di recitare a memoria, quasi che rispondesse semplicemente esercitando una pressione meccanica su una certa zona del proprio cervello, senza però alcun tipo di coinvolgimento. Rispose: «La prima volta ci stavamo occupando di un filone complicato nel tunnel 17 livello B. La seconda volta stavamo puntellando un soffitto per prevenire l'eventualità di un crollo. La terza stavamo preparando alcune cariche di precisione per prolungare il tunnel senza aprire un crepaccio sotterraneo. La quarta volta è stata subito dopo una piccola frana». «E cos'è successo di preciso?» «È difficile da descrivere. Ci veniva trasmesso un ordine, ma prima che potessimo riceverlo e interpretarlo ne veniva trasmesso un altro che ci diceva di marciare in quelle strane formazioni». Powell ebbe uno scatto. «E perché?» «Non lo so». Donovan si intromise nervoso. «Qual era il primo ordine?» «Quello rimpiazzato dalle indicazioni per la marcia». «Non lo so, ho percepito che era stato trasmesso un ordine, ma non c'è mai stato tempo di riceverlo». «Sei in grado di dirci qualcosa di più? Era sempre lo stesso ogni volta?» Il dito scosse la testa con aria addolorata. «Non lo so». Powell si rilassò. «Ok, torna pure dal tuo capo». Il dito se ne andò, visibilmente sollevato. Donovan disse: «Vabbè, stavolta sì che facciamo passe da gigante. Un dialogo brillante dall'inizio alla fine. Se vuoi la mia, Dave e quello scimunito del dito ci stanno nascondendo qualcosa. Ci sono troppe cose che non sanno e non ricordano. Non possiamo continuare a fidarci di loro, Greg». Powell si accarezzò i baffi contro pelo. «Ti prego, Mike, un'altra uscita brillante come questa e ti tolgo biberone e sonaglio». «Come vuoi, il genio qui sei tu. Io sono solo l'ultimo degli sfigati. Allora, come siamo messi?» «Siamo messi male. Ho cercato di ricostruire il problema a ritroso, partendo dal dito, e non ha funzionato. Per cui dobbiamo ricostruirlo dall'inizio». «Che grand'uomo! È tutto così semplice! Sarebbe possibile avere una spiegazione per noi comuni mortali, padrone?» «Nel tuo caso servirebbe una spiegazione per neonati. Intendo dire che dobbiamo capire qual è l'ordine trasmesso da Dave subito prima che le comunicazioni saltino. La chiave è quella». «E come pensi di farlo? Non possiamo avvicinarci perché fino a quando siamo nei paraggi va tutto bene. Non possiamo intercettare l'ordine via radio perché passano da quel campo positronico, il che vuol dire che non possiamo farlo né da vicino né da lontano, lasciandoci in mano un bel fico secco». «Per quanto riguarda l'osservazione diretta, sì, è così. Resta la deduzione». «Eh?» «Faremo a turno, Mike», sorrise Powell mesto. «Non stacchiamo gli occhi dal visore. Osserveremo quei piantagrane di acciaio in ogni minimo dettaglio. Quando cominciano il loro balletto, basta che ripensiamo a cosa è successo subito prima e potremo dedurre l'ordine». Donovan fece per parlare, ma rimase a bocca aperta per un minuto buono.
e poi disse con voce strozzata: basta, io la chiudo qui, mi licenzio. Hai 10 giorni per farti venire in mente qualcosa di meglio, mormorò Powell. Per 8 giorni Donovan ci provò in ogni modo. Per 8 giorni, a turni alterni di 4 ore, osservò con gli occhi stanchi e indolenziti quelle sagome scintillanti che si muovevano su uno sfondo sfocato. Le 4 ore di stacco le passava a maledire senza sosta la US Robots, il modello DV e il giorno in cui era nato. Per 8 giorni. E poi, l'ottavo giorno, quando Powell arrivò a dargli il cambio con gli occhi assonnati e la testa trafitta dall'emicrania, Donovan si alzò e con una mira estremamente accurata scagliò un pesante fermalibri al centro esatto del visore. Il rumore dello schianto fu molto appagante. Powell rimase senza fiato. «E questo cosa dovrebbe rappresentare?» «Il fatto!» disse Donovan quasi calmo. «Che non ho nessuna intenzione di continuare a guardare questa roba. Ci restano 2 giorni e non abbiamo scoperto niente. DV5 è un fallimento. Da quando abbiamo cominciato si è fermato 5 volte nei miei turni e 3 nei tuoi e io non ho idea di quali ordini abbia trasmesso. E non ce l'hai neanche tu. E non credo che riuscirei mai a capirlo perché so che io non ci riuscirò. Grande spazio. Come si fa a seguire 6 robot allo stesso tempo? Uno è lì che armeggia con le mani, l'altro con i piedi, l'altro fa una specie di mulino e ce n'è uno che saltella su e giù come un pazzo. E gli altri 2, chissà che cazzo fanno. E poi si fermano di colpo, così, così. Greg, stiamo sbagliando qualcosa. Dobbiamo avvicinarci. Dobbiamo essere in grado di vedere cosa stanno facendo nel dettaglio. Powell spezzò un silenzio nervoso. Già, e sperare che qualcosa vada storto nei soli 2 giorni che ci restano. Perché guardare da qui secondo te è meglio? Almeno è più comodo. Vero. Ma c'è qualcosa che possiamo fare da là che da qui è impossibile. E cosa? Possiamo farli smettere di funzionare quando vogliamo e mentre saremo pronti e preparati ad osservare cosa succede. Powell sussultò per la sorpresa. Cioè? Beh, arrivaci da solo, sei tu il geniaccio, no? Fatti qualche domanda. Quand'è che DV5 comincia a svalvolare? Cosa ci ha detto il dito? C'è stato un crollo o un rischio di crollo? Stavano disponendo delle cariche esplosive che dovevano essere calibrate con cura o avevano attaccato un filone difficile? In altre parole, durante le emergenze. Ora Powell si stava entusiasmando. Esatto! Cos'altro ti aspettavi? È il fattore di iniziativa personale che ci crea problemi. Ed è proprio durante le emergenze in assenza di esseri umani che l'iniziativa personale viene messa alla prova. Cosa ne possiamo dedurre? Come possiamo creare un malfunzionamento quando e come vogliamo? Fece una pausa trionfante. Cominciava a piacergli quel ruolo e rispose alla propria domanda per anticipare l'ovvia risposta che Powell aveva sulla punta della lingua. Creando noi stessi un'emergenza. Mike, disse Powell, hai ragione. Grazie, caro. Sapevo che prima o poi ce l'avrei fatta a ottenere la tua approvazione. Ok, ok, risparmiami il tuo sarcasmo. Teniamocelo per la Terra, dove potremo conservarlo in caldo per tirarci su nei lunghi inverni a venire. Nel frattempo, che emergenza possiamo creare? Potremmo inondare la miniera, se non fosse che l'asteroide non ha atmosfera. Bella battuta. Sul serio, Mike, rischi di farmi soffocare per le risate. E un piccolo crollo? Donovan arricciò le labbra. Per me ci sta. Bene, mettiamoci al lavoro. Powell si avviò attraverso il paesaggio frastagliato della miniera, sentendosi un po' come un cospiratore. Con una gravità tanto ridotta, più che una marcia, la sua era una serie di balzi fra le asperità del terreno, che a ogni atterraggio proiettavano qua e là frammenti rocciosi in una muta nuvola di polvere grigia. Ma nelle sue intenzioni stava sgattaiolando circospetto come un congiurato. «Sai dove si trovano?» domandò. «Credo di sì, Greg». «Ok». Ma sappi che se un dito si avvicina a meno di 6 metri, ci capterà anche se restiamo al di fuori del suo campo visivo. Spero che tu lo tenga bene a mente. Quando mi servirà un codice di robotica per principianti, ti manderò un modulo di iscrizione in triplice copia. Non temere. Su, scendiamo di qui. Ora erano nel tunnel. Neanche la luce delle stelle si vedeva più. Si tenevano acquattati alle pareti, accendendo le torce solo a lampi intermittenti per verificare il percorso.
Powell cercò con le dita la sagoma rassicurante del detonatore. Lo conosci questo tunnel, Mike? Non troppo bene. È nuovo, ma penso di poterlo ricostruire con quello che ho visto dal visore. Passò qualche interminabile minuto. Poi Mike disse: Hai sentito? Una leggera vibrazione si era propagata nella parete di roccia contro cui Powell premeva il guanto metallico della tuta. Ovviamente non si udì alcun suono. Una carica! Siamo vicini! Tieni gli occhi aperti, disse Powell. Donovan annuì, spazientito. Gli sfrecciò accanto, sparendo prima che riuscissero a reagire. Solo un lampo metallico in fondo al campo visivo. Rimasero stretti alla parete in silenzio. Powell sussurrò. Pensi che ci abbiano captati? Speriamo di no, ma è meglio se li aggiriamo. Prendi il primo tunnel laterale a destra. E se li perdiamo? Hai un'idea migliore? Cosa facciamo? Torniamo indietro? Grugnì Donovan. Sono a meno di 500 metri da qui. Li stavo osservando dal visore, no? E ci restano solo 2 giorni. Taci che stai solo sprecando ossigeno. È questo il passaggio che dicevi? Un lampo di torcia. Sì, andiamo. La vibrazione si fece più marcata e il terreno sotto di loro ebbe un sussulto preoccupante. Bene, bene, disse Donovan. Almeno finché non ci crolla in testa. Illuminò con un moto di nervosismo la strada di fronte a sé. Potevano toccare il soffitto del tunnel senza neppure tendere del tutto le braccia e i puntelli sembravano sistemati di fresco. Donovan esitò. Piccolo cieco, torniamo indietro. No, aspetta. Powell lo superò intrufolandosi nel poco spazio disponibile. Quella laggiù è una luce. Luce? Non vedo niente. Da dove vuoi che possa arrivare la luce qui? Da un robot. Si stava inerpicando carponi per una leggera salita. La sua voce risuonava roca e angosciata nell'auricolare di Donovan. Ehi, Mike, vieni un po' quassù. In effetti la luce c'era. Donovan avanzò strisciando sino a scavalcare le gambe di Powell. Un'apertura? Sì, evidentemente stanno lavorando a questo tunnel dalla direzione opposta. Almeno credo. Donovan tastò i bordi irregolari dell'apertura che conduceva a quella che un circospetto lampo di torcia rivelò essere una galleria più larga, senza dubbio principale. La fessura era troppo stretta per passarci attraverso. Non riuscivano neppure ad affacciarvisi in due allo stesso tempo. Non c'è niente qui, disse Donovan. Non ora, ma doveva esserci qualcosa fino a un secondo fa o non avremmo visto quella luce. Occhio! Le pareti intorno a loro ebbero uno scossone e i due vacillarono per l'impatto. Una pioggerella di polvere cadde su di loro. Powell alzò la testa con cautela per guardare di nuovo. Ok, Mike, sono proprio lì. Le sagome scintillanti dei robot erano radunate una 15 metri più in giù, nella galleria principale. Le loro braccia metalliche stavano già sgombrando il cumulo di macerie prodotte dall'ultima esplosione. Donovan insisté. Non abbiamo tempo da perdere. Non gli ci vorrà molto e la prossima carica rischia di beccarci. Cazzo, non mettermi fretta! Powell tolse la sicura dal detonatore e i suoi occhi perlustrarono con ansia il fondale buio, appena rischiarato dalle luci dei robot, senza riuscire a distinguerne le ombre dalle irregolarità della roccia. Hai visto quel punto sul soffitto più o meno sopra di loro? L'ultima carica non è bastata a farlo cedere. Se riusciamo a colpirlo alla base, metà del soffitto crollerà. Powell seguì il profilo sfumato del dito. Visto? Ora non staccare gli occhi dai robot e prega che non si allontanino troppo. L'unica fonte di luce che ho per mirare. Ci sono tutti e 7. Donovan contò. Tutti e 7. Perfetto. Tienili d'occhio. Ogni movimento. Sollevò il detonatore e lo tenne puntato mentre Donovan scrutava e imprecava e strizzava gli occhi per ripararli dal sudore. Un flash. Ci fu un rombo, una serie di vibrazioni fortissime, quindi uno schianto assordante che scaraventò Powell contro Donovan. Donovan gemette. Ah, Greg! Mi hai fatto cadere! Non ho visto nulla! Powell si guardò freneticamente intorno. Dove sono? Donovan non disse nulla, come istupidito. Nessun segno dei robot.
era tutto buio come il fondo dello Stige. «Pensi che li abbiamo sepolti?» chiese Donovan tremante. «Andiamo giù, non chiedermi cosa penso». Powell strisciò all'indietro con tanta rapidità che per poco non rotolò giù. «Mike!» Donovan, che lo stava seguendo, si fermò. «E adesso che c'è?» «Aspetta!» Gli auricolari di Donovan trasmettevano un ansito pesante, irregolare. «Mike! Mi senti, Mike?» «Sono qui, cosa c'è?» «Siamo bloccati. Non è stato il crollo del loro soffitto a farci cadere, era troppo lontano. Le vibrazioni hanno fatto frenare il nostro, quello sopra di noi.» «Cosa?» Donovan andò a sbattere contro qualcosa di duro. «Accendi la torcia!» Powell obbedì. Non c'era spazio neanche per far passare una lepre. Donovan sussurrò. «Beh, e ora cosa hai da dire?» Sprecarono qualche minuto e un sacco di energie fisiche cercando di spostare la frana. Di tanto in tanto, Powell provò anche ad allargare l'apertura originaria. Per un attimo portò la mano al detonatore, ma in uno spazio tanto ristretto sarebbe stato un suicidio, lo sapeva. Tornò a sedersi. «Sai, Mike, abbiamo combinato proprio un bel casino. È come se non bastasse, non abbiamo scoperto nulla che possa aiutarci a capire qual è il problema di Dave. L'idea era buona, ma ci è esplosa in mano.» Donovan gli scoccò uno sguardo acido di un'intensità sprecata in quel buio. «Mi dispiace cambiare argomento, vecchio. Ma al di là di ciò che sappiamo e non sappiamo su Dave, siamo leggermente in trappola. Se non riusciamo a liberarci, qui ci moriamo. Moriamo! Moriamo. Quanto ossigeno ci resta, peraltro? 6 ore al massimo?» «Sì, ci avevo pensato.» Le dita di Powell cercarono i suoi pazientissimi baffi, scontrandosi inutilmente con la superficie trasparente del visore. «Certo, Dave avrebbe tutto il tempo di liberarci se lo avvertissimo, ma la nostra preziosa emergenza deve averlo fatto sbarellare ai circuiti radio fuori uso.» «Wow!» Donovan si avvicinò all'apertura e riuscì a infilarci il casco metallico della tuta. Ci passava a stento. «Ehi, Greg!» «Cosa?» «E se Dave passasse a meno di 6 metri da qui? Tornerebbe normale e potrebbe salvarci.» «Certo, ma dov'è?» «In fondo alla galleria, parecchio più avanti.» «Santo cielo, smettila di tirare o finirei per decapitarmi. Un attimo e ti lascio il polso.» Powell sporse a fatica la testa oltre la frana. «Però ce l'abbiamo fatta, guardali quei cretini. Quello deve essere una specie di balletto.» «Lascia stare le battutine. Si stanno avvicinando.» «Non lo so, sono troppo lontani. Aspetta, passami la torcia, cerco di attirare la loro attenzione.» Dopo un paio di minuti ci rinunciò. «Non ce la faremo mai. Ormai devono essere ciechi. Oh, oh, aspetta. Si stanno muovendo verso di noi. Chissà.» Donovan disse: «Ehi, lascia guardare anche me.» Ci fu una colluttazione silenziosa. «Va bene, va bene», disse Powell, e Donovan infilò la testa nel buco. Si stavano avvicinando. Dave faceva strada saltellando. Le 6 dita formavano una fila serpeggiante alle sue spalle. Donovan era sbalordito. «Ma cosa stanno facendo? È questo che vorrei capire. Sembra una specie di coreografia. Con Dave come primo ballerino, ci scommetto.» «Piantala con queste descrizioni. Sono vicini, a che altezza stanno?» «Una 15 metri e continuano ad avvicinarsi. Saremo liberi nel giro di un quarto d'o... Ehi! Ehi! Ehi!» «Che succede?» Powell ci mise qualche secondo a riprendersi dallo stupore per le acrobazie vocali di Donovan. «Su, fa guardare me adesso. Non essere ingordo.» Guadagnò spazio sgomitando, ma Donovan lo calciò via. «Hanno fatto dietro front! Hanno fatto dietro front, Greg! Se ne stanno andando! Dave! Ehi, Dave!» Powell strillò. «Ma cosa pensi che serva, cretino? Il suono non si trasmette qui!» «Allora? Allora?» ansimò Donovan. «Calcia i muri, prendili a spallate, crea qualche vibrazione. Dobbiamo trovare il modo di richiamare la loro attenzione, Greg, o siamo spacciati!» Si mise a pestare come un pazzo. Powell lo scosse per una spalla.
Aspetta, Mike. Ascoltami, ho un'idea. Grande Giove. È proprio il momento giusto per provare con le soluzioni più semplici, Mike. Cos'è che vuoi? Donovan si ritirò dal buco. Lasciami il posto, presto, prima che siano fuori portata. Fuori portata? Ma cosa hai intenzione di fare? Ehi, cosa vuoi fare col detonatore? Afferrò il braccio di Powell. Quello si liberò con uno strattone. Voglio fare un po' di tiro al bersaglio. Perché? Te lo spiego dopo, prima fammi vedere se funziona. E se no, comunque sia, levati di mezzo e fammi sparare. I robot erano puntolini luminosi in lontananza, ogni secondo più piccoli. Powell prese nervosamente la mira e premette 3 volte il grilletto. Poi abbassò l'arma e si mise a scrutare, angosciato. Uno degli ausiliari era a terra. Ora le sagome luccicanti erano solo 6. Powell, incerto, attivò la riccia trasmittente. Dave! Un istante di silenzio e poi entrambi i terrestri udirono la risposta. Capo, dove sei? Il mio terzo ausiliario ha riportato un'esplosione al torace, è fuori uso. Lascia perdere l'ausiliario, disse Powell. Siamo intrappolati sotto il crollo dove hai piazzato l'ultima carica. Vedi la nostra torcia? Certo, arriviamo subito. Powell si distese a terra, finalmente rilassato. Amico mio, questo è quanto. Donovan disse con un filo di voce sull'orlo delle lacrime. Va bene, Greg. Hai vinto tu. Chino il capo al tuo cospetto, ma ora non pigliarmi per il culo. Dimmi cosa è successo e basta. È semplice. Ci sfuggiva la cosa più ovvia, come al solito. Sapevamo che era il circuito di iniziativa personale e che accadeva sempre durante le emergenze. Ma ci eravamo convinti che la causa fosse un ordine specifico, perché poi doveva essere un ordine. E perché no? Beh, pensaci. Perché non un certo tipo di ordine? E qual è il tipo di ordine che richiede il massimo di iniziativa? Che tipo di ordine viene emanato quasi esclusivamente nel corso di un'emergenza? Non chiedermelo, Greg. Dimmelo e basta. È quello che sto facendo. Un ordine rivolto a tutti e 6. In qualunque circostanza normale, almeno uno degli ausiliari è impiegato in operazioni rutinarie che non necessitano di supervisione, un po' come i nostri corpi gestiscono inconsciamente i movimenti rutinari necessari a camminare. Ma durante un'emergenza, i 6 ausiliari devono mobilitarsi all'istante in simultanea. Dave si ritrova a dover gestire 6 robot allo stesso tempo e qualcosa salta. Il resto è facile. Ogni riduzione nell'iniziativa necessaria, per esempio grazie all'arrivo di un essere umano, lo fa riprendere. Quindi ho distrutto uno dei robot, e a quel punto i suoi ordini erano rivolti solo a 5 ausiliari. Era necessaria meno iniziativa, ed è tornato normale. E come ci sei arrivato? Chiese Donovan. Intuizione logica. Ci ho provato e ha funzionato. La voce del robot tornò a risuonare nelle loro orecchie. Eccomi qui. Ce la fate a resistere mezz'ora? Certo, disse Powell. Poi proseguì, rivolto a Donovan. Ora dovrebbe essere semplice. Riguardiamo tutti i circuiti e cerchiamo le componenti sollecitate oltre misura e dagli ordini rivolti ai 6 ausiliari. Ma non da quelli rivolti a 5. Quante saranno? Donovan rifletté. Non troppe, direi. Se Dave assomiglia al prototipo che abbiamo visto in fabbrica, c'è un apposito circuito di coordinamento che dovrebbe essere l'unica sezione coinvolta. Beh, non sarebbe mica male, non ci vorrà niente. Va bene, tu pensaci su e quando torniamo diamo un'occhiata ai progressi. Ma ora, fino a che Dave non ci avrà raggiunti, mi voglio rilassare. Ehi, aspetta, un'ultima cosa. Cos'erano quelle bizzarre marcette, quelle coreografie strampalate che eseguivano ogni volta che perdevano la bussola? Ah, non lo so proprio. Però un'idea ce l'ho. Pensaci, gli ausiliari erano le sue dita. Lo dicevamo sempre, no? Beh, la mia ipotesi è che in quegli intermezzi, quando Dave impazziva, finiva inebetito in una specie di trance. E l'unica cosa che era in grado di fare era girarsi i pollici. Susan Calvin parla di Powell e Donovan in tono divertito, ma senza mai sorridere. La sua voce acquista calore solo quando nomina i robot. Non ci mette molto a passare oltre gli Speedy, i Cutie e i Dave.
e a questo punto la fermo, altrimenti ne tirerebbe fuori ancora decine. E sulla Terra non succede mai nulla? Le chiedo. Mi guarda con un filo di disagio. No, non capita spesso che ci sia un robot attivo sulla Terra. Ah, è un vero peccato, cioè, le storie dei vostri debugger sul campo sono interessantissime, ma non riusciamo a parlare anche di lei in qualche modo. Non ha mai avuto a che fare con un robot difettoso. In fondo, l'anniversario è il suo. Al che, non so come dirlo, Susan Calvin arrossisce. Sì, mi è capitato di avere a che fare con dei robot difettosi, dice. Era davvero tanto tempo che non ci ripensavo, santo cielo. Sono passati quasi 40 anni. Certo, era il 2021 e io ne avevo solo 38. Accidenti. Preferirei non parlarne. Rimango in attesa e, come previsto, cambia idea. Perché no? Dice: ora non ho più nulla da temere, neanche dai ricordi. Sa, giovanotto, un tempo ero una sciocchina anch'io. Ci crederebbe? No, rispondo. Lo ero e come? Ma Herbie era un robot in grado di leggere il pensiero. Cosa? L'unico mai prodotto. Un errore, o una specie di errore.